Regione, parte civile nei processi per mafia. Giorno della memoria, un film per le scuole. A casa Ugi, il ricavato del concerto di Natale. In settimana la prima commissione si è riunita in sede legislativa per introdurre l'obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi contro la criminalità organizzata. In ordinaria ha proseguito l'esame di due proposte contro la discriminazione di genere e ha espresso parere favorevole al disegno di legge per il sostegno alle donne vittime di violenza. Inoltre, con il parere delle commissioni Trasporti, Lavoro, Sanità e Istruzione, è iniziato l'esame del bilancio di previsione 2016-2018. Audizioni degli istituti di cultura in Sesta e del direttore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità in Commissione Legalità. La Commissione Sanità, infine, ha dato il via libera alla delibera di giunta necessaria all'applicazione della legge per l'uso terapeutico della cannabis. In copertina! La Regione Piemonte si costituirà sempre parte civile nei processi contro la criminalità organizzata. Lo ha deciso la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, riunita in sede legislativa il 26 gennaio. L'accusa verrà sostenuta dall'Ufficio dell'Avvocatura regionale, quindi senza costi aggiuntivi, e l'eventuale risarcimento sarà utilizzato per interventi in favore della prevenzione della criminalità e in memoria delle vittime delle mafie. La presa di coscienza della Germania degli orrori dei lager nazisti e la necessità di fare i conti con la storia. Parte da qui Il labirinto del silenzio, uscito nelle sale cinematografiche il 14 gennaio scorso e candidato all'Oscar come miglior film in lingua straniera che il Consiglio regionale ha voluto proiettare in collaborazione con Agiscuola in 9 sale cinematografiche piemontesi in occasione del Giorno della Memoria. Il Presidente del Consiglio, Mauro Laus, a nome dell'Assemblea regionale, ha consegnato ufficialmente a Casa Ugi il ricavato del concerto di beneficenza organizzato a Palazzo Lascaris nell'ambito della stagione musicale della Nuova Arca con il Rotary Club Torino Dora il 18 dicembre scorso. I 3.000 euro aiuteranno l'associazione a offrire ospitalità ai genitori dei bambini malati di tumore ricoverati a Regina Margherita provenienti da fuori Piemonte.